Bella gazzettari, torniamo con un nuovo episodio della rubrica Buongiorno UFC che vi porta news giornaliere sul nostro sport preferito. Non scordatevi di lasciare un like per supportare il mio lavoro, di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati e soprattutto di attivare la campanella per non perdervi nessuna notizia. Allacciate le cinture e si parte! Marvin Vettori attacca Jake Paul e ovviamente lo fa a mezzo social. The Italian Dream ha rilasciato un video sul suo account di Instagram, ma anche il seguente messaggio sul suo account di Twitter, nel quale dice: "Ehi, fake Paul, perché non organizziamo un incontro di sparring? Sono disposto a pareggiare qualsiasi offerta tu voglia. Dato che dici che sei disposto a combattere contro chiunque, in qualsiasi momento e dovunque, io ti dico che contro di me sono sicuro che non andresti oltre i 6 round. Metti le palle sul tavolo perché voglio vedere se sei davvero in grado di boxare." E poi gli hashtag Fake Paul and the Italian Dream. Ragazzi, che cosa ne pensate? In un incontro su 6 round di box tra Marvin Vettori e Jake Paul, secondo voi chi avrebbe mai meglio? Io non ho alcun dubbio, andrei all in su Marvin Vettori. In un'intervista rilasciata ieri, Dustin Poirier ha detto di aver accettato un incontro in short notice a 170 pound proprio contro Nate Diaz. Ha anche detto che al momento non c'è niente di firmato, nessun contratto è stato firmato, ma che praticamente lui è rimasto in parola con la UFC e che quindi sembrerebbe che l'accordo sia già stato trovato. Oggi ha risposto Nate Diaz, sempre a mezzo Twitter, dicendo che aveva appena parlato con la UFC, dicendo che non è stata ancora confermata una data certa, ma facendo capire che l'incontro praticamente si farà. Ragazzi, voi che cosa ne pensate di una situazione di questo tipo? In seguito alla polemica iniziata qualche giorno fa dal campione brasiliano Charles Oliveira, polemica nata da quei $20,000 di donazione che Dustin Poirier aveva promesso prima della sua title shot poi persa e mai pagati fino a questo momento, proprio The Diamond ha risposto oggi a mezzo Twitter dicendo che per tutti quelli che mi chiedono di questi $20,000 di donazione, ovviamente onorerò la mia promessa. Mi sono messo in contatto sia con Charles che con il suo team e stiamo aspettando che ci diano una conferma su quale progetto vogliono investire e poi, in seguito a questo, ovviamente farò la mia donazione. Poco dopo è arrivata anche la risposta di Charles Do Bronx Oliveira che dice: "Ciao a tutti, è tutto a posto. The Diamond e io ci siamo messaggiati oggi e siamo praticamente sulla stessa lunghezza d'onda." Quindi ringrazia Dustin e dice che più novità arriveranno a breve. Quindi ragazzi, sta polemica sembra essersi praticamente spenta quasi subito e sembrerebbe che Dustin Poirier onorerà la sua promessa e pagherà questi $20,000. Sono molto, ma molto felice di questa notizia perché mi stava davvero per cadere un personaggio. E chiudiamo con le dichiarazioni rilasciate dal campione dei massimi Francis Ngannou, che ha scoperchiato un attimo il vaso di Pandora. Ragazzi, farò un video proprio a parte su tutto quello che sta succedendo, probabilmente fine di questa settimana o settimana prossima. Il campione africano ha detto di volere assolutamente a tutti i costi un incontro di box, quindi di voler far mettere a Dana White nel suo contratto la possibilità di poter boxare. E dice anche che indipendentemente dal fatto che rinnovi il suo contratto con la UFC oppure che non rinnovi il suo contratto con la UFC, la box è assolutamente ciò che ha in testa in questo momento. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Questa potrebbe essere una novità nel caso Dana White accettasse un compromesso di questo tipo, davvero epica per la UFC, e potrebbe aprire scenari molto molto importanti anche in futuro, perché ragazzi, se Dana White accetterà un contratto di questo genere con Francis Ngannou, sono certo che anche altri fighters di livello vorranno ricevere lo stesso trattamento e potremo vedere un cambiamento totale della promotion UFC da qui a qualche anno. Con questa notizia abbiamo finito per oggi, io come sempre vi invito a lasciare un bel like per sostenere il mio lavoro, a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e soprattutto a non perdervi il video di domani. Ciao belli!